Fammi capire, hai fatto un video, hai registrato l'audio a parte e non riesci più a capire come metterli insieme. Mi rendo conto, sia un bel casino, ma c'è la soluzione. Ciao, io sono Luca, faccio il videomaker e questa è Start Video. Ok, questo video nasce da un'esigenza particolare che ho avuto questa mattina. Mi sono ripreso mentre suonavo la chitarra, ma l'audio veniva registrato da un'altra parte sul Mac. Nel momento in cui ho detto ok, montiamo il tutto, mi sono trovato con un audio da una parte e un video dall'altra. Fortunatamente su Final Cut ci sono degli automatismi che ti permettono di mettere insieme audio e video diversi in un'unica clip. Certo, non ci vuole molto neanche a farlo in manuale, prendi la tua clip, ci metti sotto l'audio e poi ti devi incasinare per farli combaciare. Ecco perché fortunatamente esiste la sincronizzazione automatica. Prima di andare sulla timeline, devi inserire il tuo audio e la tua clip video nella parte in alto a sinistra. E con il tasto destro del mouse andrai a scegliere l'opzione di sincronizzazione automatica. Che figata è! Sembra una cavolata scontata, ma il fatto che l'audio e il video presi da due parti diverse non partono mai allo stesso secondo nella stessa registrazione, questo ti dà sicuramente un vantaggio. Certo, l'importante è che la parte video abbia comunque anche l'audio, altrimenti cosa sincronizza cosa? A questo punto Final Cut saprà esattamente dove posizionare l'audio rispetto al video. Ti creerà in automatico un altro file che potrai inserire nella timeline e sarà già pronto. Tranquillo, qualunque modifica dovrai fare, potrai fare doppio clic su quella clip all'interno della timeline e modificare qualunque cosa. Problema risolto, forse il tutorial più veloce della mia vita. Ma questo non significa che tu non possa mettere un like a questo video, iscriverti al canale e farti un giro nella playlist tutorial per videomaker che trovi proprio su questo canale. Lì troverai altri video esplicativi di tante cose riguardo Final Cut e il mondo del videomaking. E a questo punto potrei dire ci vediamo al prossimo video, ma preferisco dire musica!